licenza, va! E che fa Nariliti? Ma Gina ti perdono. Gina ti perdono, tu sei il frutto extraconiugale di una relazione. Ma vuol dire, a Catania stanno costruendo cani e porci, vuol dire, i casi stanno spuntando come i funghi e su bastia, giusto per Rocco, chi è casa e ne vanno all'unico cantiere abusivo che c'è. Ma lui non è stato fino a ora. A Cassamuta. Sì, sì, poi a Cassamuta. E rimediali. Latte in botte. No. Fastidio. Lontane, lontane. Chissà, si chiama Pianella, papà. Pianella? Sì, sì, sì. Ah, cioè, aveva la radio che se stava mangiando una figurina ammossuta con tutti i spini. Mi fece bene la figurina. Perciò, poi, ma così magari che è muta e è assunta mezzamente. Perciò si chi fa la succola figliola l'intimbe. E allora ci si, vuoi venire con me? Ah, ma rispondi così. Ma poteva ricaccare e te, perciò. Cioè, tu ora che ci a mangiare, arrivi! Come arriva su, Cerco gatti. No, qua è casa capisce, la famiglia gatti è una canuscema. Che c'è data lì? Alta vita, dice. C'era una colonia di gatti, dove sono finiti? C'erano, prima che li calavo. Bene, c'è male. Ti ricevevo? Sì. E certo, ieri ora, dopo 7 mesi, mi pare giusto. A quando confetta, tesoro? A presto. Ah, allora sei marita. Hai visto. Però. C'è però. Però. Che c'è un però a posto delle condizioni. Ah, e qua lo so sentiamo. A prima a nascere piccerito. Certo. Per vedere se ci assomiglia. Oh, certo. Ci piacere e soprattutto ne piangere a notte. Se è così, sicuro sì, sicuro no, forse se ne può parlare. Ah, sì, è così, sicuro sì, sicuro no, forse se ne può parlare. Non è che è sicuro, Mamma, che ci posso fare io? Ai piccini quando nascono non ci piacciono, si impressiona. Perché dici che i piccini appena nascono hanno tutti a testa dirigibile. È vero, i piccini quando nascono sono tutti rari, ma poi si abbessano. Tu solo non ti abbassassi. Primo, ammazzarsi di giabbano. Secondo, dobbiamo neutralizzare il sistema dell'acqua. Terzo, aprire la porta blindata e quattro, andiamo a scappare. Mamma, e si ci ami e si è tenuciato. Io non faccio stesso. Ma vuole tirare una mano tutto lui? Sì, sì, sì. Forza. Vabbè, io ossia piglia del tuo razzo, tu l'auto razzo, io l'auto razzo ancora. Forza. Che quanto razzi hai? Che saccio, forza che abbiamo. Tony. Aspettiamo. Forza. Io non ce la faccio più, senti Gina, ma che fai a rispondere tu a Cisso, perché io a tutte le ore ci non devo fare. Ma sai, ma fa parlare di uno. E che c'è lui? Ma che tu fai amicizia subito. Giacomo, la parola del telefono, mamma mia, non vuoi, leva di gioco. Branda. Ah, Danina, mamma, tu sì. Mamma, sei tu? Sì, sì, io vado, ma posso che era pappalando. Chi sa giuro che chiamavano due? Senti mamma, com'era la fritta l'acqua? Mamma, sono tutto bagnato! Ti cangiasti i cosetti? Ma levete, ma... Ti cangi di cosetta, mamma! Ma che... Oh, Sciamonito, stai parlando con la centrale! Ci viene la luce! Ma sono sì, Dovino, cretino! Ma dai, signora Dottini! Dietro alla porta che ci sono tre manopole, una rossa, una verde e una gialla? Sì. Funziona col sistema Smith. Funziona col sistema Smith. Allora mi ascolti signora, ora lei deve fare il salto della buffa. Salto della buffa, deve fare il salto. Il salto della buffa. Il salto della buffa. Mi pare che dopo la disgrazia mi metta a fare il salto della buffa. Amico, alla disgrazia. No, signora.
vanno a fare salto, ora lei prenda la prima manopola, quella verde. La manopola verde? E la gira tre volte a destra. Poi quella gialla, due volte a sinistra. Quella gialla, due volte a sinistra. E quella rossa, una volta a destra. Quella rossa, una volta a destra. Ah, che capito? Guarda qui, caro Capece. Cari Capici, meno male siete passati di qua. Sì. Avete qualche parente? No, no, caro, no, no, signora, no. Magari più. No, ma perché? Mi vengo l'acqua di sopra? Le mensine di tutta! Ah! Ma perché l'acqua si gira un bello? Ah, piglia stupa, piglia stupa! L'acqua si gira un bello, per la mano! L'avevo con gli stupani. Dopo partiremo, c'è chi ci si va a capire. Una salutata. La panna a pattorini, Pinella, dammi la mano. No, ho detto no, che si mangia un uccino, la voglio. Ma una salutata. La panna, facciamo mettere su dei salti che sono di pattorini, che la panna. Allora, chiama Palletti. Ma non è che fa salame, vero? Se ci rompono i posi dopo, come si chiama ormai? Ma alla fine chi mi interessa vuol dire che mio nipote nascerà bancario. Mamma! Rapeno! Rapeno! Spingila, mamma mia, che ti non mettere tempo! Va bene! Scusi, scusi, per caso c'è una farmacia qua vicino? Sì! Sì. All'angolo! All'angolo! Sì! Per caso avevi 5.000 lire? Guarda! Ma secondo lei ci abbassano per cattare una sugar all'ora e una scatola di latte in polvere? Dovrebbero bastare. Ce l'avevo o no? Ne ho 10. Oh, non si preoccupi, ci porto il resto. Voi siete un impiegato? No, sono il direttore. Ah, beh, il riscaldamento non funziona. Lo faremo riparare. È un maschietto, sapete? Ah, auguri. Gianna, Agnignato. Scusi, me l'ambresta l'impermeabile? Cosa ne deve fare, scusi? Uvicino sta morendo, l'ho finto? Non lo facciamo morire dal freddo. Gianna, grazie, signora benedici. Cae, cae, arrivo in te, vuoi chi torna? Mi dispiace, non l'abbiamo. Ma perché non si mortifichi? Ma tanto tagliando lo buono sarà un cacchino di 5.000 e per sé. No, apposta, apposta. Ma scusi, prego. Dove ha partorito sua figlia? A Gabbana, a Gabbana. Ma questa è l'agenzia del credito meridionale? Sì.
Ricchi, no, sono il direttore. Oh, direttore, per me sei Agostino Capece. Molto piacere, signor Capace. No, Capece. Capece, scusi. Ma come mai avete portato a partorire vostra figlia qui? Non è che ci ha portato apposta. Capodau, che è successo? Ah, è capitato. Sì. Passavate di qua e allora avete visto... No. Ah, un problema fu gatto nero. Un gatto nero? Un gatto nero, sì. Mi ci non metta una cosa. Il giornale? Non l'ho letto ancora. Bravo, a me mi piace quasi che non è stato usato mai, perché cose usate mi fanno schifo. Ci prometti che me lo preghiso? Quando viene una cosa poi... Sì, abbiamo messo lei. Signore Zanella, San Giovanni, ciao, sì, ragazzi, precise, abbiamo solo precise. Che sta facendo? Vuole telefonare, direttore! Ma che non so da dove cominciare, se dal manicomio, dal medico o dalla polizia. E perché ha disturbato tutta la sacrestia? Che cosa vuole sapere, cacciare scuro io? Vuole sapere innanzitutto se questo è il credito meridionale o il reparto di maternità. E poi, chi siete voi? Come siete entrati? E che ci fate qua? E tutto questo vuole sapere. Ci rispondo io. Siamo al credito meridionale. Chi sono io? Mi presentai, giurissi, Agostino Capesci. Da dove siamo entrati? Da Botola. Giusto, che cosa facciamo qua, direttore? Uno che c'è di notte nella banca, chi viene a fare? Su treni camminare che io mi laghi, cammina che io mi laghi. Ti piace fresco, arrivisci in bocca, mamma. Giuliana! Chi è un garone? Barone! Un barone, idri! E che ci fai qui con questi pazzi? Ma è la mia famiglia. La tua famiglia? Sì. E il bambino? È mio, l'ho partorito qui. Oh, Dio, nella mia banca. Hai partorito il bambino. Ma questa è una delicatezza che non mi aspettavo. Ma questo allora mi fa sperare, no? E signor Capesce. Capesce, biscotti, che poi avete un cazzo di nome che non si capisce niente. Ho cambiato il suo nome, Dio santo. Ma porca mia, signor Capesce. Sua figlia le ha parlato mai di me? Le figlie di lei? Sì, la mattina appena sera. Ma io non potevo immaginare, ma questo cambia tutto. Alla mia finanza, ma che cosa c'entra? Ma basta che Giuliana faccia un cenno con la testa. Sì. Che io sono pronto a prostrarmi ai suoi piedi. La prostata, io devo pigliare, inizio. È vero, ho qualche anno più di lei. Per davvero, non si dice però. Ma sono di pasta buona e poi economicamente sto bene. Sì, mamma. Si chiama ecco, la mia sera, notte. Come restava l'ora, chiamo a fare. Guardi, se ne vada via, se no la prendo a calci. Guardi, vada via. Finello, sentite che mi disse? A me, al suocero, a me, io che ho fatto i Natali a mia figlia, piglia io, come ti permetto, ora mia figlia tu t'anzogna, ora ci fai l'atto da casa, dopodiché io se mi torna a casa, te ne esci tu e io da casa, sta capendo? Ma... Non ti rischiare, ma più a mia figlia, a marito da Ida che è muta, che ti conviene, ma odino, ma vada via, ciao, pirla! Ma tu guarda ma qua! Ma chissà che cosa avrà sognato! Ma roba da matti! Io poi iennero! No già! E poi lei
una muta. Io? Già, io? Muta?